Trovare un accordo definitivo per la vertenza ASIDEP, stamane incontro convocato dal nuovo prefetto Rossana Riflesso, che al tavolo ha chiamato anche l'assessore regionale Antonio Marchiello, il presidente dell'ASI Pasquale Pisano e le organizzazioni sindacali. È necessario mettere fine ad una situazione che si trascina ormai da troppo tempo, un dramma che si riflette sui lavoratori che vandano ben 5 mensilità arretrate, ma anche sull'ambiente. Le vasche dei depuratori sono ormai piene, in alcuni casi ci sono stati anche degli sversamenti e la nuova società non ha ancora cominciato a lavorare sulla depurazione. Al tavolo è stato fatto il punto della situazione e su indicazione di Rossana Riflesso si è stabilito di riaggiornare l'incontro tra 10 giorni. Prima del nuovo vertice si terrà un incontro Regione Campania, un passaggio importante per definire i criteri della cassa integrazione. Io veramente sono qui per capire per poter dare una mano, se ci riesco, come istituzioni, ma soprattutto perché i nostri dipendenti qui devono pigliare lo stipendio. Cioè, la prima cosa fondamentale, il lavoro deve essere corrisposto con uno stipendio. Dopodiché capiamo quali sono le esigenze di ASI, quali sono le carenze di ASIDEP. Regione Campania ha già fatto una delibera, ha messo a disposizione dei fondi. La riqualificazione si fa per tutti, quindi più che formazione parliamo di riqualificazione, perché sono persone che già lavorano da oltre 30 anni in questo settore, quindi probabilmente potrebbero insegnare loro ad altri, però ripeto, riqualificazione, come ha detto il vicepresidente, abbiamo i fondi, abbiamo la possibilità di farla fare a tutti, l'importante è sciogliere questo nodo che riguarda i posti di lavoro, poi il resto viene da sé. Se c'è da fare un periodo di cassa integrazione per recuperare i tempi persi, sicuramente ci mettiamo insieme al tavolo con il Ministero e lo facciamo, ma certamente la cosa importante, ripeto, è recuperare i posti di lavoro per tutti.